Amici e amiche di GCN Italia, ben ritrovati per una nuova sintesi da parte di Giorgio Brambilla. Vediamo quello che è successo ieri nella Vuelta a Spagna. Arriva al Santuario della Sebo, trionfante per Sepp Kuss, che torna a vincere dopo il Tour of Youth dell'anno scorso. Ha avuto via libera dal capitano Primoz Roglic, che si è trovato insieme a Valverde a condurre un'ottima azione, incrementando ulteriormente il vantaggio su Pogacar, Lopez e tutti i principali rivali per la classifica generale. Adesso Roglic guida 2:25 su Valverde. Sedicesima tappa, 144 km da Pravia all'alto dell'Alcubilla, Lena. Ci sono ben 3 gran premi della montagna, tutti di prima categoria, una tappa corta e molto nervosa con pochissima pianura, è una di quelle che potrebbero rivoluzionare la classifica generale, sempre che i corridori abbiano le gambe per provare ad attaccare e impensierire Roglic, che ieri si è visto veramente veramente in condizione. Si parte con temperatura ottimale, 18 gradi, prima ora condotta ad alta velocità, una media superiore ai 44 km orari. Alla fine, dopo parecchi scatti, riesce a avvantaggiarsi un gruppo spinto dagli uomini della De Koenig. Infatti Remy Cavagna, James Knox, Mats Ricciezze e Philippe Gilbert sono all'attacco, insieme ad Emanuele Erviti, Geoffrey Bouchard, Jakob Fuglsang e Luis Leon Sanchez della Astana, Marc Padun, Thomas De Gendt immancabile, Romain Segle, Damien Ozon, Emmanuel Gebrezabier, Tago Gegenhardt, Niklas Arndt, Nick Haig, Valerio Conti, Angel Madrazo, Fernando Barcello e Gianluca Brambilla. Vediamo Madrazo, già in difficoltà però sul primo Gran Premio della montagna, lui che in questa fuga soprattutto per fare i punti sui GPM. Abbiamo visto però Madrazo nella tappa dove ha vinto, che ha un modo di correre un po' strano, sempre all'attacco, poi si fa staccare. Infatti qui lo vediamo a giocarsi il Gran Premio della montagna, che purtroppo per lui perde proprio su Bouchard, che lo seguiva a pochi punti di distacco. E con questa vittoria, con questo passaggio sul il Gran Premio della montagna, Bouchard passa in testa alla classifica. Il ritmo imposto dei corridori della Jumbo, ritmo molto tranquillo. Pensate che all'interno del gruppo ci sono ancora Sam Bennett e Jakobsen, i due velocisti più forti di questa Vuelta. Intanto Bouchard passa in testa anche sul secondo Gran Premio della montagna. A questo punto si conferma in testa a questa classifica con ben 18 punti di vantaggio su Madrazo. Il ritmo viene fatto dai corridori della De Koenig, anche perché Knox è messo bene in classifica generale, oggi potrebbe rientrare nella top 10. Attenzione, a 9.6 dall'arrivo parte Luis Leon Sanchez, vuole rompere questo gruppo di attaccanti. Si forma quindi un quintetto con Jakob Fuglsang, che anche lui contribuisce ad aumentare l'andatura, il nostro Brambilla, Gegenhardt, Knox e Sanchez, che perde leggermente terreno. Davanti quindi Brambilla e Fuglsang a 5.4 dall'arrivo, dietro inizia l'azione anche dell'Astana per cercare di sgretolare il gruppo dei migliori, lasciare Roglic da solo e vedere se Lopez riesce a guadagnare qualcosa sul fortissimo sloveno. 3,8 km dall'arrivo, Fuglsang è da solo, non ha mai vinto una tappa in un grande giro a tappe nonostante una carriera ad altissimi livelli. Tauge Gegenhardt prova a rientrare sul danese, un rapporto molto duro per lui, sta salendo con il 53. Attenzione, dietro parte Lopez, ha finito il lavoro dei suoi gregari, parte Lopez, Pogacar risponde bene, anche Roglic un pochino più attardato, Valverde con Soler e Maika che tiene duro in questo gruppo dei migliori di questa Vuelta a Spagna, manca soltanto Quintana che purtroppo ha già perso contatto. A 2,6 dall'arrivo ha un attacco un po' sorpresa di Soler, i migliori si guardano, rallentano, Soler prende vantaggio, Maika che subisce un po' gli scatti prova ad avvantaggiarsi anche lui per fare un ritmo più regolare, intanto Soler chiede delucidazioni sulla tattica da gestire, potrebbe essere un buon punto d'appoggio se Valverde ha le gambe per provare ad attaccare. A 1.2 dall'arrivo Fuglsang ha ancora 16 secondi da gestire su Gegenhardt, ma Lopez parte, Pogacar risponde, gli altri no, Roglic inizia a perdere qualche metro, innesca un rapporto leggero e prova a fare il suo ritmo, Valverde invece perde ancora di più, fortunatamente c'è Soler ad attenderlo, si forma quindi una coppia davanti di giovanissimi Lopez e Pogacar, poco dietro Maika e Roglic, e Fuglsang invece davanti tutto solo va a vincere nella nebbia, il corridore danese, come dicevamo, prima vittoria in una grande corsa a tappe per Jakob Fuglsang in una stagione davvero trionfale per lui, trionfa l'alto della Alcubilla. Lopez e Pogacar continuano a insistere, ma Roglic sembra essere pronto a rientrare sui due tenendo un ritmo costante, infatti arrivano tutti e tre insieme, quindi Roglic non perde distacco dai principali rivali, anzi incrementa il suo vantaggio su Valverde, che alla fine trova anche Erviti a lanciargli una volata,
Oggi Valverde perde qualche secondo. Maika e Pernsteiner si difendono molto bene. E riguardiamo l'arrivo di Jakob Fuglsang, 22esima vittoria in carriera, quinta di questa stagione, a coronare una vittoria alla Liegi e anche al Giro del Delfinato. Secondo posto Gegenhardt, poi Luis León Sánchez, Knox che con questo risultato rientra in classifica generale, poi Brambilla, De Gendt e via via tutti gli altri. Roglic sembra non avere rivali al termine della seconda settimana, anche se siamo ormai nella terza seconda settimana, perché domani sarà il giorno di recupero, a 2 minuti e 48 su Valverde, 3.42 su Pogacar e 3.59 su Lopez, e tutti gli altri molto staccati. Pensate che il quinto è già 7 minuti e 40, e Maika che ha scavalcato Quintana. Si riparte da Aranda de Duero, Guadalajara, la tappa più lunga della Vuelta, 219,6 km. Non ci sono asperità di rilievo, quindi probabilmente sarà un'occasione per i velocisti che tanto hanno sofferto in questi ultimi giorni di montagna. Per oggi è tutto, mi raccomando, continuate a seguirci, a commentare gli highlights. Arrivederci alla prossima sintesi di Giorgio Brambilla.